Oggi ragazzi scopriremo se mi pentirò di aver registrato questo video. Top dell'anno di RSDC Instant Regret. Il posto nel quale la gente si pente. Fa pure rima. Non ha realizzato quanto era alto quel salto. Ok, abbiamo una signorina che sta ovviamente flexando. Madonna, qua ci sarà stata sicuramente una canzone di sottofondo, una roba del genere, tipo quelle motivazionali, roba così. Mamma mia, regà, l'altezza! Oh, la schienata che avrà dato. Allora, vi posso dire una cosa? Meno male che è andata in acqua. Questo momento qui è bruttissimo, la scelta si accorge. Oh no. Sapete, adesso capisco per quale motivo c'era la persona col motoscafo lì a controllare. Chi diamine sei tu? Questa qui, ragazzi, l'ho vista, è bellissima. Se vedete c'è questa bellissima scimmietta, no? Pensa, è tutto quanto a posto. Prende la mano della madre. La madre se ne va via. Aspetta. Cosa succede? Ma quella è mia madre. Chi mi sta tenendo per mano? Stupendo che appena se ne accorge, madonna, le prende il panico. No pain, no gain. Ah, devo avere paura. Cos'è? No, 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 so benissimo cos'è. Vedete, questo bambino sta per scoprire le pene dell'inferno. Ecco, guardatelo. Sicuramente non si... Ha coperto l'altro! Ha coperto l'altro ginocchio! Questo è questo... Questo bambino non sapeva a che cosa andava incontro. E suppongo ci siamo passati tutti. Ogni volta quando vi arrivano con quella dannatissima acqua ossigenata, che poi in realtà non è l'acqua ossigenata ad essere il problema, è tipo il disinfettante, cosa cavolo era, non mi ricordo. Però ricordo che brucia un sacco. È come se prendessi, madonna, un accendino e te lo mettessi sulla ferita direttamente. Che cavolo, devo ammazzare i batteri e non me stesso. La faccia del rimpianto. Ok, già che siamo dal parrucchiere, ragazzi, iniziamo male. Questo sicuramente gli ha detto: guarda, vorrei accorciare giusto di 2 centimetri. No, ma poveri. Oh no. Oh no. Raga, guardate la sua faccia. Sta letteralmente cercando di non piangere. Sembra che le stessero cercando di fare seriamente il peggior taglio possibile. Ve? Cioè, ma come fai a passare da quello a questo? Le hanno fatto una sorta di casco in testa. Non lo so, sul serio. Quando realizzi che hai appena perso il tuo deposito, il miglior video che ho mai fatto. Vediamo. Oh, ok, va bene. Case americane, ragazzi, che cosa vi posso dire? Immaginatevi un giorno, tipo, starnutite leggermente più forte del solito, bucate il muro. Che cavolo, dai, basta! Perché non fanno una roba fatta in mattoni? Posto perfetto per aggiungere un dipinto enorme. Vedete, problemi moderni richiedono soluzioni moderne. O più che altro questo qui, madonna, è un problema di 300 anni fa, però lasciamolo stare, dai. Io ve lo dico, gli americani sono tipo i personaggi di Fortnite, creano case così a caso, che però ovviamente si distruggono subito. Ma che è tipo una bottiglia di Spider-Man, questa è bruttissima, se devo essere sincero. Ma poi come fai a... esatto. Letteralmente stavo dicendo, ma come fai a bere con sta roba? La persona che l'ha comprato penso che ci avrà ripensato, ve lo dico. Ma regà, non esiste un modo giusto per bere da questa roba. Comunque, anche se lo prendete di lato, vi prende qui. E dal basso, madonna, vi accoltella. Che cavolo. Un signore cerca di guardare i cuscinetti proibiti della principessa della Danimarca. Ok, vediamo. A questa sono molto non è vero, non lo sono per nulla. Che comunque... Oh! Oh, l'ha beccata. L'ha beccata, t'ha sgamato, mi dispiace. Sì, vabbè, però pure tu, madonna, rigirati, diventa una giraffa, già che ci siamo, no? Tra l'altro, il movimento meno credibile al mondo, tu che ti metti a guardare verso il soffitto, cioè, questo ha fatto tutto male, eh? Ricordate, raga, dovete essere il più discreti possibile e soprattutto sviluppate la vostra memoria fotografica. È proprio... Cioè, capito? Deve essere... Non ho visto nulla. Ok, delle persone che provano il sushi per la prima volta, attenzione... Che madonna, che cos'era quella roba sopra? Oh, ha preso della roba piccante per caso? Oppure le fa schifo il pesce? Non riesco a capire, sinceramente. Oh, no, 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 per favore, non farmi pentire di aver guardato questo video, più che altro. Ok. Io non capisco le persone alle quali non piace il sushi, ragazzi. Io senza il sushi non posso vivere. Però suppongo sia questione di gusti, dai. La reazione di Conor McGregor dopo che la guardia di sicurezza di Vladimir Putin lo mette in guardia per aver messo un braccio attorno al leader russo. Vabbè, ma di quando è sto video, madonna, di 20 anni fa? Che cavolo è sta qualità? Mio Dio. Ok, eccolo. Ah, gli ha fatto il segno.
Oh, però si è rimesso proprio a posto. Ok, non l'ho toccato. Mio Dio! Madonna, pare che quest'uomo potrebbe causare una guerra nucleare mondiale da un momento all'altro. Che cavolo, e dai. Guardate mo' come questa affermazione invecchia come il latte. Comunque, raga, io non capisco. Ho visto Putin sorridere per tutto il tempo. Cioè, non è che era arrabbiato o roba del genere. Quindi, boh. Forse è una questione di sicurezza? Non ne ho idea, davvero. La differenza tra ego e determinazione. Oh, attenzione. Vediamo se riusciamo. Oh! Distrutto, regà! Mamma mia! Io non me lo facevo fare, eh. Io ve lo dico, non me lo facevo fare, basta. Mi ricorda quel video di quei ciclisti, di uno che ha esultato. L'abbiamo visto un paio d'anni fa, se non ricordo male, no? Il ciclista che aveva esultato, sì, sì, ho vinto, si ribalta e arriva tipo decimo alla fine. Comunque, regà, guardate la strada che si è fatto! Cioè, ha piottato malissimo lì! Pensate come ci sarà rimasto. E che, ve lo dico, gli sta bene. Cioè, gli sta benissimo. Che cavolo esulti prima di arrivare alla fine? Il detto non dire gatto se non ce l'hai nel sacco esiste per un motivo. Non capisco questo detto perché non ha senso. Cioè, proprio intendo il senso logico. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Che cavolo? Vabbè, non lo so. Però esiste. Ed esiste per un motivo, ok? E anche se ce l'ho nel sacco, posso dire gatto lo stesso. Vabbè, lasciamo stare. Oh, oh, oh. Almeno l'hai tirato fuori, effettivamente. Mi fa ridere che comunque ci è rimasto tipo. E mo prendo fuoco, che ne so, boh. Le leggende narrano che sta ancora lì, anzi il suo scheletro direttamente bruciato, perché ha continuato a tenere sta roba in mano. Probabilmente non avrebbe dovuto tirare quella palla per iniziare. Ok, cos'è? Ah! Oh no, si è bloccata. E mo? Come la riprende? No, ok, so cosa sta per accadere, sono sicuro. Sì. Ma la seconda scarpa pure. Gli si blocca pure la seconda scarpa. Ok, meno male. Vai, prima scarpa, perfetto. Oh, palla recuperata. E poi rimane senza scarpe. Uno scambio equo, regà. Stupendo, adorato. Gli ho detto di sedersi molte volte. Oh, ma se lo mangia. Se lo mangia? Sinceramente speravo che se lo mangiasse, però. Sarò io, non lo so, però. Un po' sarebbe stato bello. Hai acunato il tuo ultimo matata. Perché sta cosa mi fa ridere? Oh, hanno tirato la palla addosso a qualcuno o mi sbaglio? No. No! Per quanto non capisco una sega di regole di coso. Come cavolo si chiama? Del baseball, ecco. Da quel che so dovete rimanere sulla base, se no vi possono eliminare. E in questo caso suppongo l'abbiano eliminato. Che cavolo comunque devo perdere in questo modo, mamma mia. In quel momento sapeva. Vediamo, dovrebbe essere tipo un lancio del bouquet. Ok. Oh. Oh. Ah, ok, questa qui l'avevo già vista. Guardate come ci è rimasto. Ma poi, raga, la cosa più bella, tipo, lo sguardo. Mo te tocca, Mo te tocca. Sì, però ve lo posso dire, se la tua reazione alla tua fidanzata che prende il bouquet è questa qui, la relazione non ha senso di continuare, capiamoci. Cioè, io lo vedo da lontano 50.000 chilometri, che è palesemente una red flag sta relazione, che cavolo. A meno che effettivamente non è un potresti avermi avuto, ovvero che loro in realtà si sono lasciati. Bello, ok, mi piace come si stanno sviluppando gli eventi in queste teorie epiche che stiamo trovando nei commenti. Voglio avere più informazioni su questa storia adesso, basta. Sapete, questa qui mi sembra una di quelle cose che potete dire che è una brutta idea, tipo, da subito, a prima vista. Cosa sta cercando di fare? Oh mio Dio, se si ribalta adesso. Ho paura che si fa male, mamma mia. Per favore, non farti del male. Oh, oh. Oh, that's okay. Yep. Trial and error. All about trial and error. È bellissimo. Come è caduto, ha fatto. Yep. Un'altra giornata. Però in un certo senso è da ammirare. Per dire, non si è scoraggiata, ha detto. Questo qui è un altro tentativo fallito. Riproviamo. Mantenete questa posizione alla fine. Perfetto. Ok, qui abbiamo un gatto che prova la menta piperita per la prima volta. Vediamo. Oh, mi sa che ha iniziato a sentire. No, è scappato, poverino. Oh, è stato carino comunque, mi è piaciuto un sacco. Ci è rimasto confuso all'inizio, ho detto no, ok, non mi piace, decisamente. Scusami, ho overreactato.
L'ha morso? Ci è rimasto male però, mi dispiace. È bellissimo però che gli ha fatto pure: ehi, tutto bene? Mi ricorda le volte nelle quali mio fratello mi picchiava e poi mi pregava di smettere di piangere e di non dirlo ai genitori. Vi posso dire che questa cosa è effettivamente un po' sembra. Una persona che usava il telefono sull'autostrada, andava lento, le suonano il clacson contro, sbrocca e immediatamente perde il telefono. Wow, mamma mia, è stata molto intensa anche come descrizione, ve lo posso dire. Comunque, vediamo. Ok, vabbè che sta pure a guidare malissimo sto tipo. Che cavolo. Però una cosa, ma il telefono? Dove è caduto? Mi sono perso qualcosa? No, ah ok, ora è tornato. Cioè l'ha pure l'ho pure riraggiunto. Ah, wow, è stato molto violento, più che altro. Che cosa voleva fare però col telefono? Gli voleva fare una foto? Che non ho capito. Beh, in ogni caso adesso non potrà comunque farlo, quindi mi dispiace per lui. Una gamba. Oh no, bruttissimo, bruttissimo, raga, mi succede anche a me. Oh, so benissimo questa sensazione. Raga, ci sono delle volte nelle quali tipo muovete, fate conto questo qui il piede, muovete il piede leggermente troppo così e vi parte uno di quei cramponi epici. Mamma mia, sarà la vecchiaia questa, non ne ho idea, però ci rimanete troppo male, soprattutto, cioè, ve lo dico, è ogni volta un tradimento bruttissimo. Guardate come gli sono rientrati i muscoli dentro il cavolo di polpa. Oh, odio, odio, odio con tutto me stesso. Quando la vita ti dà limoni, menala malamente. Ok, vediamo. Oh, l'ho fermato. Ah, ok, bravo. Che carino però, non gli è piaciuto. Oh, oh. Stupendo. Non mi dovevi dare questo schifo umano, mi dovevi fermare fin da subito. Ho preso la piuma, ma a quale costo? Vediamo se questi due pixel ci faranno capire qualcosa. Oh, sta per andare addosso alla videocamera. È bellissimo come si sono sgranati gli occhi del gatto. Tipo, guardate, arriva lì e fa: oh no. Aspettate, raga, cerco di prendere l'outro anch'io.